Bella raga, bentornati sempre qui sul canale, sempre qui dal Cap, sempre qui su Marvel Snap. Oggi ci divertiamo. Oggi ci divertiamo perché andiamo ad utilizzare il buon, vecchio e caro, ma fortissimo Destroy. Il Destroy che attualmente è l'unica incognita del Destroy, a mio parere. Ho detto Destroy e non Destroy, va bene. Sarebbe questa carta qui. Questa carta qui può essere sostituita con Alliot, con Taskmaster, oppure con che cazzo vi pare a voi. No, nel senso, oppure con Arninzola. Io preferisco dei tre Arninzola, così che ci permette di splittare i nostri punti con un Venom, con un Knull. Anche grazie all'aiuto di X23 possiamo fare sia Arninzola che Knull, capito? E quindi può essere veramente molto forte, anche se Alliot mi ispira anche particolarmente. Però intanto vediamo come procedono questi game e intanto vediamo se possiamo sostituire quella cartina oppure no. Andiamo. Raga, io oserei dire che... No? Forse sono stato un po' troppo cattivo. Comunque, oserei dire che a me diverte veramente un botto quando gioco il Destroy. È uno dei miei mazzi preferiti in assoluto, ma penso che ormai lo sapete. Mi dispiace per il ragazzo, non volevo essere così cattivo, scusami. Andiamo. Riformuliamo tutto, cugino Carletto. Cazzo fai, frate? Bello. Ecco, vedi, già dimensione oscura con una Alliot e avendo Prio ci permetteva veramente di vincere quella location lì. Ma mani basse, capito? Ora, intanto giochi lì. Hai capito tu il pazzo? Va bene, facciamo Deadpool a sto punto. Facciamo Deadpool, facciamo anche Forge. A sto punto. Ok. Così adesso, sperando che ci dia Carnage. Giusto? No. Va bene, però abbiamo Arninzola e Knull pescati. Perfetto così. Ora, che mi dai? La gemma. E il godo su questa cosa. La soul. Facciamo Deadpool X23, eh? E poi turno 4 andiamo a distruggere. Teoricamente. Vabbè, giochiamo anche la solo, va? La giochiamo, tanto non ci interessa nulla. Vediamo che mazzo c'è l'avversario. Vabbè, oh. Sì. Va benissimo così, se posso. Va benissimo così. A parte tutto che potrei fare Killmonger invece che Venom. Teoricamente, eh. Teoricamente. Ma così facendo io il turno 5, facendo Venom, mi permette di splittarlo con Arninzola. Posso subito giocare Arninzola. E poi fare uno Knull potente. Sai che ci sta come play. Proviamo. E altrimenti dovevo scegliere fra Arninzola e Knull da giocare. Possiamo giocare gli entrambi, quindi perché non farlo? Se entri. Cazzo. Ora. Qui. C'è da dire una cosa. C'è da dire una cosa perché... Oddio, ma tanto e non quanto, perché ci abbiamo Arninzola da fa. No? Splittiamo tutto, Knull sale, e noi abbiamo anche Deadpool da giocare il turno 6. Sarà un Anairus potentissimo quello, no? Allora, ci prendiamo la prima così, quindi lui non può farci Alliot. Vediamo. Esatto. Ok. Ora consideriamo che noi facciamo Knull qui. Abbiamo anche detto da giocare. E magari lo giochiamo qui. Metti che lui ha Chashang, no? Possiamo fare anche un bel death qui. Capito? Lui snappa. Io potrei anche controsnappare. Non so che cosa potrebbe farmi per vincere. Perché io qui mi aspetto uno Shang potentissimo, capito? Io qui mi aspetto uno Shang potentissimo. E Knull come ce lo abbatte così facendo?
Non ce lo può abbattere. Che dovrebbe farmi un predict di Shang qui. Vedo. E non so che cos'è quella carta sulla dimensione oscura, che può essere un goblin. Non mi ricordo neanche che turno l'ha fatto. No. Perché lui turno 3 ha giocato Gladiator. Al turno 2, quindi una carta che costa 2. Che cazzo può esserci là sotto? Bella play! Bella play! E tra l'altro non vincevo ugualmente io. Non vincevo ugualmente facendo Death qui invece di Deadpool. Cazzo. Sì, sto ragionando che l'unica play che potevo fare per vincere era Knull al centro. Knull al centro l'ha sempre vinta. Beh, cazzo. Bella play, ragazzo, bella play. Complimenti. Bella play. Va bene. Ci sta. Adesso vi spacco il culo, bastardi. Bello, Sokovia, Arninzola via. Però lui toglie Ghost Rider. Bella questa cosa, sai. Wolverine. Giochiamo Wolverine, vediamo che cosa ci può dare. Scoiattolo. Frate, è inutile. Giochiamo Forge e basta. Giochiamo Forge e basta. Dai, X23 ho detto quello, frate. Oh, visto. Vabbè. Che mazzo può avere sto opponente? Dove vai? Tutto lì, perfetto. Lockjaw. Ma allora, che cazzo dico? Ha scartato cosa con Sokovia? Come si chiama? Il Ghost Rider, no? Bella però. Molto bella questa cosa. Vabbè, fammi fare questo. No? Vabbè, fratello, gioco tutto culo. Olè. Perfetto. Ora. L'unica cosa che posso fare io è fare Deadpool, no? C'ha prio. Perché c'ha prio? Ce l'avrà Shang. Cioè io penso che adesso con una roba del genere mi dovrebbe fare sicuramente Ela. Esatto. Ma non vince. Non vince, fratello. Non vince mai. Cioè, capito? Che cazzo di mazzi di merda state giocando? Sai qual è la cosa bella? È che sono anche meta sti mazzi. Sono anche meta e vai tutto con la fortuna. Lockjaw, Ela e vai. Vai col vento. Non ci siamo proprio, meta di Marvel Snap, non ci siamo proprio. Anche perché io voglio veramente domandare a sti player, ma come cazzo vi divertite sto gioco così facendo? Cioè, io non credo che tu ti puoi divertire a giocare sempre la stessa roba. E da inizio season che si gioca sempre la stessa roba, non è che dici. Hotel d'Inferno, mi dispiace non poter giocare nulla. Mi dispiace. Destro e contro, va bene. Ok, ci sto. E io Wolverine lo gioco qui. Mi servono carte. Mi servono carte. Lui già X23 ce l'ha settato che è veramente tanta, tanta roba. X23 in un destroy dà una mano esponenziale, raga. Va bene. Mi pesco la carta io se permetti, visto che non c'ho né altre play da poter giocare. Nulla. Ok. Ci sta. Ora. Non ha neanche senso che gli faccia una roba del genere. Potrei giocargli Killmonger. Ma che pro. Ah, che pro. Do anche una mano a lui, per essere. E giocherei solamente Hulkbuster. Tanto se distrugge a noi ci fa comodo uguale, no?
Ah, non distrugge neanche lui. Bastardo. Ora dovremmo scegliere. Bello Wolverine intanto. Molto bello Wolverine. Dovremmo scegliere che cosa giocare adesso. Se mi dai Carnage. No. Come dai. Che mi dai Nico Minoru? Inutile. Beh, io quello che andrei a fare è fare Venom e fare Arnim Zoro e fare Knull. Teoricamente lui non distrugge. Bene. Ci sta. Wolverine ha 7, raga, è tantissimo 7 con Wolverine. Vabbè, Nico Minoru non si attiva l'effetto. Carnage, ok. Allora. La play sarebbe Arninzola, Knull in mezzo. Questa sarebbe la play. E direi di farla. Quello sarà un Venom, no? Mi aspetto un Venom. Noi abbiamo 8 di mana che possiamo utilizzare. Bello che mi vai anche al centro, sai? Bella questa roba. Sì, sì, mi piace questa cosa. Mi piace questa cosa, voglio. Però ma lui ha perso. Lui ha perso. Mi verrebbe a dire. A meno che lui non abbia un Knull, sì, un Knull, uno Shang in qualche porto. Se io gli faccio così. Così. Qui dovrebbe fare 15, no? Dio. Sarebbe anche buono fare questo. E così. Però come vince? A meno che lui non mi inverte le cose. Va Null qui e Death qui in mezzo. Io so solo che così tu con Death non vinci. E così tu facendo Null o Death non vinci. Faccio anche così, voglio vedere. Anzi, che ti faccio? Ti faccio Carnage in mezzo. No, lì, frate. Vabbè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto alla grande, sì, perché eravamo troppo avanti noi nella distruzione che lui, capito? Qui nei destroy contro, e tu c'è un destroy, vince chi distrugge di più fondamentalmente. Quanto è bello X23 di turno 1. Non mi interessa questa cosa. X23. Abbiamo che basta raggiungere il turno 2. Volendo. Gli diamo un Knull in mano. No, raga. Super Giant. Qui dobbiamo prendere prima assolutamente il turno 4. Zap. Cazzo. Guarda che bella stalo che esce. Guarda che bella stalo che esce. Devo prendere prima, no? E come lo prendo prima così? Hulkbuster Nico Minoru, Killmonger. Sentry. Giochiamo Sentry qui a voglia, sì. Questo sì. Ora. Lui c'è Super Giant, no? Io voglio andare a chiudermi il più possibile sulla Chaos City. Va bene? E c'ha Nihilus. Però abbiamo Prio, eh? Abbiamo Prio. Abbiamo Prio e Super Giant qui. A sto punto cerchiamo di chiuderci il più possibile. E poi che fai? Gli giochi detti su Chaos City? Inutile, eh? Ma non vinciamo ugualmente con Death. Non vinciamo ugualmente. Non possiamo vincere sto game. Non possiamo vincere.
Perché anche se faccio questo, no? Lui vince perché c'è The Hood che me lo mette in bocca, capito? E non ho altre play da giocare. Non ho altre play perché tutto a costo 6 sono. No, frate, come ti vinco io, no? Via, 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 via. Beh, non sarebbe valsa la pena neanche vedere per due cubi. Sì, tu per due cubi vediamo quello che ci gioca. Perché è sempre vinta sua, frate. Sempre vinta sua. Non mi ha dato neanche né Carnage né Venom. Cioè, come lo vinco, capito? Bene tutto, ma. Nimrod. No, frate, la Mindscape è un bordello, sai. E allora utilizziamo l'effetto di Nico. Dici tu. Dici tu. Bello. Olè. Bello così. Bello anche Xandar, ha voglia, sì. And? Destro anche lui oppure robe? Destro anche lui. Ok. Noi abbiamo Killmonger da poter usufruire, volendo, ma gli diamo una mano esponenziale anche a lui. Perché il suo Deathpool va a 6 e pure il nostro. Ha voglia. Praticamente. Anzi, io mi porterei avanti giocando sulla base degli Avengers. Mi porterei avanti. Perché adesso quello che andrò a fare è fare. Bravo, frate. Questo? Questo qui? Con Venom in mezzo? Sperando che mi dia Nenzala. Dici pure tu. Ok. Allora, qual è la differenza? Che lui intanto c'ha Venom settato. Quindi qui non so cosa potrebbe farci. Se non Death. La butto lì, mi potrebbe fare Death. Sperando che Wolverine adesso mi va a destra, no? E io sto pensando al turno 6, raga. Io c'ho soltanto un Knull da fare. E lui c'ha Deathpool. Che è un 30. Che è un 30. E ci avrà anche detto da giocare. No, beh, in questo caso invece con un destroy contro ha avuto la meglio lui. E il suo Deathpool è esponenziale, raga. Veramente esponenziale. Dammi almeno detto. Arninzola, perfetto. E io non vinco neanche. Cioè, Arninzola su Venom non vinco. Non vinco mai perché penso che lui se l'aspetti. Knull anche vinco mai. E neanche con Deathpool. Vabbè, ci proviamo. Ci proviamo ugualmente a fare armi in zona, vediamo. Ok, spero che sia detto quella a sinistra. No, vero? Guarda, ma che cazzo ho fatto? Guarda, ma che cazzo hai fatto? Ma come pretendevi di vincere? Arninzola, ragazzuoli. Arninzola, finalmente l'abbiamo giocato. Finalmente ci ha portato anche bene. Hai capito tu? Boh, veramente unexpected, raga. Però, comunque avete visto che Arninzola alla fin fine dà il suo contributo in determinate occasioni. Vabbè, penso che alla fin fine ha sbagliato anche il ragazzo. Perché lo potevi anche intuire che c'era un'Arninzola che potevo fare. Sì. Però ovviamente lì quando sei in queste situazioni in un destroy si può avere la qualsiasi cosa. Quindi è normale che tu non ti puoi aspettare una Ninzola oppure una Lyot oppure uno Knull. Perché diciamo che il turno 6 è vasto in un destroy attualmente. Però l'importante è che il ragazzo ha preso il cazzo e noi abbiamo dato spettacolo. A domani, raga. Fatevi sto mazzo, ora.